Ben ritrovati con Supergol, il numero 32 di questa stagione. Chi pensava che potessimo quasi salutarci stasera sbagliava di grosso, nel senso che i ben pensanti non hanno mai per un solo momento in questa stagione pensato di poter chiudere i giochi positivamente al termine della regular season. Così è stato, c'è la coda dei play-out, per quanto mi riguarda il Teramo nei play-out è arrivato come meglio non avrebbe potuto, perché alla luce dei risultati che erano maturati 7 giorni or sono poteva davvero andare molto peggio. È una doppia sfida quella con il Lumezzane, gara 1 in terra lombarda, gara 2 al Bonolis. Sicuramente sarà una partita difficile, ma secondo il parere di molti sarebbe stato molto più arduo affrontare il Fano, cosa che sarebbe potuta accadere qualora il Teramo non fosse riuscito nell'intento di vincere la partita di ieri contro una squadra che, per la verità, insomma, non ci è sembrata giocasse alla morte, anche perché già nei playoff è con qualche titolare probabilmente a riposo. Buon per i biancorossi, adesso ci sono 2 settimane di riflessione in casa Teramo Calcio, di preparazione, di ritrovata tranquillità, perché in fondo, insomma, nella salvezza diretta credo che non credessero neppure loro. E c'è la buona notizia dei playoff conseguiti con largo anticipo da terza del San Nicolò, che giocherà, la notizia dell'ultima ora, non lunedì come si pensava, come si ipotizzava. La Vispesaro ha rifiutato il posticipo della gara, sa che il San Nicolò non potrà giocarla sul proprio campo e in queste ore la dirigenza biancoazzurra sta trovando un campo dove si disputerà San Nicolò Vispesaro. Noi a Pesaro peraltro ci vediamo, magari se un solo tifoso pesarese fosse sintonizzato in questo momento che sappia una cosa: noi siamo partigiani in San Nicolò Vispesaro e tiferemo San Nicolò adesso con un motivo in più, quello di aver preso coscienza del fatto che un pizzico di sportività da parte pesarese in questa situazione non c'è stato. Adesso vi presento gli ospiti di una platea nutrita, mix giovani meno giovani. Il meno giovane è Tonino Luzzi, che è meno giovane. Sì, l'ho detto prima. Sei il meno giovane del gruppo, che adesso scopriremo. E poi accanto a te c'è Matteo Falzon, che è addetto stampa del San Nicolò, è collega. Buonasera. E ci ha portato proprio questa notizia della Vis, che ha rifiutato di giocare lunedì. Quindi c'è una gara in più da produrre anche per noi, che è quella tra San Nicolò e Vispesaro di domenica prossima. Vedremo dove. Jacopo Di Francesco, per la prima volta ospite di Supergol. Abbiamo aspettato la cravatta che ha indossato a tempo di record. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie ad Alessandro Di Emidio, che sta curando quotidianamente i fatti, le vicende di questo Teramo, che chiude in questa maniera. Noi stasera parleremo anche di tante altre cose, numeri, statistiche, i 3 allenatori che si sono succeduti in 4 cambi e tanto altro. Ovviamente risalto anche ai biancoazzurri di Massimo Epifani. Guardiamo la classifica, le considerazioni dei colleghi Di Emidio, Jacopo, Matteo e poi le considerazioni di Luzzi. Bene così? Beh, come dicevi tu, il Teramo arriva nei play-out nella miglior situazione di classifica possibile. Certo, c'è stata questa fiammella di speranza fino all'ultimo match di poter scavalcare il Mantova, era ovviamente una percentuale bassissima quella che vedeva il Teramo come autore di questa impresa, perché il Mantova difficilmente, insomma, avrebbe non battuto il Sud Tirol in casa. Dunque alla fine era importante conservare il quintultimo posto, perché poi ricordiamolo che le occasioni il Teramo le ha sprecate prima, non certo ieri, ecco, per salvarsi direttamente. Le ha sprecate contro Parma, Forlì in casa, a Macerata è stato anche penalizzato dalla decisione arbitrale, e non dimentichiamo che con quei 2 punti in più il Teramo, insomma, sarebbe salvo. Adesso lo vediamo qui in classifica. Però tanti sono stati, anche la Maceratese sarebbe salva, certo, con un punto in meno, assolutamente. Però al di là di questo episodio singolo e particolare, assolutamente demeriti tutti del Teramo per non essere riuscito
accentrare la salvezza in anticipo, e quindi adesso c'è questa coda degli spareggi che ci rivedranno di fronte a Lumezzane, che sicuramente, per quanto visto in questo scorcio finale di campionato, può sembrare l'avversario migliore, anche se io ricordo che tra le tre squadre che fanno i play-out, cioè Lumezzane, Forlì e Fano, è l'unica squadra contro la quale il Teramo non ha vinto quest'anno, perché ha vinto una partita contro il Fano, ha vinto una partita contro il Forlì, con Lumezzane una sconfitta in trasferta e un pareggio in casa. Sì, pareggio al 150esimo minuto, sì, assolutamente. Comunque, per questo semplicemente per dire... Poi c'è la lunga esperienza in questa categoria del Lumezzane, che se non sbaglio, sempre abituata a lottare per evitare il play-out. 93-94, che consecutivamente sta in Serie C, in Lega Pro. Questo semplicemente per dire che comunque, insomma, è uno spareggio da affrontare con la massima concentrazione, al di là del vantaggio della classifica, che quindi permetterebbe anche di salvarsi con due pareggi, però ecco, vanno giocate le due gare, vanno giocate con attenzione, con la massima concentrazione, cercando, a mio modo di vedere, di continuare su questa falsa riga, cioè sulla falsa riga del Teramo di Ugolotti, cioè quello di serrare le fila dietro e poi magari eventualmente cercare di piazzare il colpo, il golletto, esatto, come è stato ieri, insomma. Come è stato ieri. Più rammarico per il gol annullato a Macerata, che è peraltro, perché la rete fallita da Sansovini fa parte del gioco del calcio e ci può stare, così come è giusto dire che non meritavamo di vincere col Parma. Mentre a Macerata quel gol grida oggi vendetta, anche se mi insegnate anche voi, insomma, nel calcio conta poco, però quel gol ci avrebbe dato una salvezza storica, forse è lì il rammarico più grande del recente passato. Del recente passato sì, se consideriamo tutta la stagione no, perché sono state buttate al vento tantissime occasioni, specialmente a Bonolis, dove se vuoi salvarti ti puoi permettere di perdere tutti quei punti, soprattutto contro le dirette concorrenti, perché poi sì, sono tre punti lo stesso quelli che magari conquisti col Pordenone, ma se non vai a prendere quello che ti spetta contro la diretta concorrente diventa tutto più difficile. Ti devo fermare perché ho un problema, credo, al tuo audio, anche se i contenuti probabilmente dal mio microfono saranno entrati e poi gentilmente ce lo ripeterai. Matteo, le tue considerazioni? No, sono quelle che hanno fatto anche Alessandro e Jacopo, anche perché soprattutto il gol di Macerata tutt'oggi resta un mistero sul perché, sul motivo perché è stato annullato, perché fuori gioco no, perché Speranza veniva da dietro, un fallo a centro area non è sembrato, soprattutto alla luce anche del fatto che l'assistente e lo stesso arbitro a fine gara abbiano quasi chiesto scusa, quindi è quello che produce tanto rammarico. I punti interrogativi sono dati dal fatto che tranne in rare occasioni il Teramo non è riuscito a vincere uno scontro diretto, perdendo molti punti proprio con le sfide con le pari punto di classifica. Il punto interrogativo a me, che magari potremmo anche analizzare in questa sede, il Lumezzane nelle ultime partite ha mollato un po'. Non vorrei che magari ha mollato perché una volta resosi conto che magari i play-out erano quasi una certezza, già sta preparando proprio la seconda fase da tempo. E non avendo fattore campo se ne è fregato se giocare la prima o la seconda in casa. Sì. Questa è una chiave di lettura suggestiva. L'altro punto interrogativo, e sarebbe l'errore più grave, è scendere in campo pensando di poter pareggiare 2-1. Ma qui con ogni probabilità questo rischio magari il Teramo non lo correrà. Jacopo, io ti chiedevo prima un riferimento a quell'infortunio arbitrale, chiamiamolo così, di Macerata. Voi gentilmente, adesso che il microfono è sistemato, ripetere il concetto, che non so se era passato bene o meno. Sì, dicevo che non è solo quello l'episodio. Non è solo quello l'episodio, perché come è stato anche analizzato si sono persi tanti scontri diretti, sottolineo, in casa, quindi puoi anche prendere tre gloriosi punti contro il Pordenone, ma se poi non fai il tuo negli scontri diretti, quando hai chiaramente il doppio vantaggio a farlo, diventa più dura. Oltre a questo possiamo tirare fuori, se non parliamo solo del recente passato, scelte di dirigenza, di allenatori, di errori di singoli, di situazioni sfortunate. Era una stagione nata così. Avere il fattore campo conta, e se posso aggiungere, sono felice di aver evitato il Fano,
perché anch'io, delle tre vorrei ricordare intanto che il Fano è stata la squadra che il Teramo ha fatto risorgere, perché prima di vincere in casa contro il Teramo appunto il Fano aveva perso sembrava spacciato e veniva da una sconfitta interna, e soprattutto delle tre quello di Fano è chiaramente l'ambiente più caldo, è per una squadra debole a livello mentale come primo dei problemi che ha, questo è importante. Tocchino ferro tutti i tifosi del Teramo che ci stanno seguendo e che potranno interagire con noi scrivendo messaggi o WhatsApp al 368 80 11 328. Ripeto, 368 80 11 328. Ma a Tonino Luzzi l'ingrato compito di ricordare che poi nelle code al campionato il Teramo fa registrare brutte cose, nel senso che non ha dalla propria sicuramente la storia. Playoff, play out, cioè sono sì, sempre andati male. Il Teramo all'inizio è partito con altri propositi, insomma, non di arrivare a questo punto, ma bensì di entrare a minimo nel playoff per la prima volta e cercare di vincerli, insomma, no? Perlomeno di lottare fino alla fine nelle alte sfere. Invece la cosa non è stata così, a prescindere, ma ritornare a ritroso, gli allenatori sono succeduti, vabbè, le disgrazie, gli sbagli che hanno fatto, va bene, andiamo oltre. Ma io mi meraviglio che Ugolotti, senza dubbio, ha fatto 20 punti, no? Però sì, secondo me ne poteva fare di più, a prescindere dal fatto dal gol di Macerata, dal gol che si è mangiato Sansovini e altre cose, no? Ad esempio Narciso che sbagliò con la presa. Però il problema è questo, che l'atteggiamento di squadra, questo modo di giocare di Ugolotti, secondo me, di prendere trazione posteriore, andava bene se veniva alla quinta giornata di campionato, alla sesta, dopo Zaule, partiva col pareggio fuori, vincere in casa, va bene, medio inglese. Ma adesso si deve vincere, perché quando stai nella zona calda devi giocare per i tre punti. Non conta nulla dire o ricordare che no, con due pari sei salvo. Bravo. Tu dici devi scendere in campo. Devi giocare come per me. Io quando vendi qua l'altra trasmissione, che poi è una cosa non un alterco ma tecnico, ma discutiamo io e Diego, ti ricordi? Che Diego non diceva, ricordo, che però pundicino, è facile discutere. Il pundicino, Diego diceva no, invece io dicevo no, deve giocare a trazione anteriore, perché abbiamo giocatori in attacco. Però i numeri ti danno torto, no, perché 20 punti non sono pochi per Ugolotti. Sì, però un momento. Cioè, quella media di Ugolotti, poi te lo dimostrerò sì, con ma una io grafica, sono d'accordo con porterebbe il Teramo ai playoff pieni, Sì, ha portato una media da playoff. Sì, ma la media però alla fine, tu giochi in casa con la Reggiana e hai avuto un atteggiamento difensivo. Hai giocato io credo che il vero errore, scusami, correggimi se sbaglio, sia stato quando Ugolotti, dopo una serie di quattro risultati utili, ha fatto turnover. Bravo. Ecco, lì probabilmente, però non lo dico dopo, prima. Sì, bravo. Ecco, lì il turnover non l'avrei fatto. E io quella sera dicevo questo, forse Diego non aveva capito. Cioè, però noi siamo due amici, nel senso che ci stimiamo entrambi, quindi quando parliamo di tecnica, a me parlare con due Diego opinioni diverse mi fa piacere, perché sviscere le partite come sì, piace a me. Quindi, però anche io a volte sbaglio come può sbagliare lui. Però io dicevo che questo atteggiamento di Ugolotti, che mette una punta e la mezza punta baccolo dietro, poi ne mette due, poi ne mette tre, poi alla fine mette quattro, allora esci completamente dall'inizio con il lato offensivo e basta. Tanto col Parma hai perso lo stesso, con la Reggiana pure, cioè, col Parma hai pareggiato, vabbè, dico, però hai perso vincere, i punti, no? Ecco. Allora io me la gioco la partita, perché i tre punti sono tre punti importanti. Invece questo atteggiamento, anche i giocatori si rendono conto che forse è meglio difenderci, questa mentalità offensiva la perdono. Cioè, poi molte cose che non mi quadrano, ad esempio alcune partite come Venezia, l'ultima che giochiamo in casa, noi giochiamo sempre con due mediani. Le altre squadre vengono sempre quasi tutte con tre centrocampisti, un metodista e due mezzali. E allora si accoppiano le mezzali, però il metodista avversario non lo marca nessuno. Domenica Corrapi, mi sembra, sta giocando da solo. La stessa cosa il 4 del Venezia, uguale, per non dire quello della Reggiana. Quindi è possibile che possiamo concedere sempre un metodista libero in mezzo al campo? Possibile che tre allora allenatori io dico, non abbiano no, trovato io dico, una soluzione? Abbiamo dei trequartisti bravi, come Carraro, come Di Paolo Antonio, ma lo stesso pure Hiller è un trequartista, anche se deve fare il mediano per forza, non lo so, ma non è un mediano. No. Allora, perché non metterlo sul metodista avversario a non fargli fare gioco e non far correre Barbuti o Sansovini dietro al mediano quando c'è la palla? Domanda. Cioè, questo non l'ho mai capito. Punto di domanda, però rispondi alla mia, mentre adesso, prima della pubblicità, in regia
predisponiamo. Potremmo parlare una settimana. L'intervista del post partita a caldo di Ugo. Poi un'altra cosa, poi chiudo. Poi chiudo. Noi ci abbiamo, due terzini bassi esterni. Sì. Quello lì come si chiama? È imbarazzante giocatore. O Sales, o Carcales, se non me lo ricordo, a Pescara nella primavera. Era un treno, calava sempre, crossava continuamente. Tu mi metti di Paolo Antonio sulla fascia sinistra per andare al tiro di destra, ormai l'ha imparato anche Topolino, che rientra sempre all'interno e viene raddoppiato, no? Allora io dico di Paolo Antonio, secondo me può rendere il 100% in più se gioca là in mezzo a dettare gli assist e anche il tiro in porta e qualche punizione. Ok, rispondi alla mia domanda. No, ho finito. I due terzini esterni, se non si alzano, come facciamo a portare la superiorità numerica su davanti? Io dico a turno, no? Allora, se abbiamo i terzini bassi, due mediani bloccati, come fa Sansovini a dialogare con un mediano che sono sempre bloccati? Ti ricordo che c'è in palio la Lega Pro in due partite di play-out. Allora, siamo arrivati a giocare i play-out da quint'ultima, cosa che ad un certo punto della stagione, soprattutto domenica scorsa... Purtroppo pronosticati, per me ci potevamo salvare prima. Credo primo tra tutti, l'avrei sottoscritti mesi fa, quando non ci si capiva più niente in questa squadra, quando si cambiavano allenatori come noccioline e si facevano mercati con i piedi. Io l'ho cominciato a dire puntando il Lumezzane. Così è un fatto. Il Lumezzane, Walter, si sa sarà dura. No, okay. Il Lumezzane, girone andata, stava nella condizione girone andata sopra la media della classifica. Allora. Poi Barbuti, siccome c'erano i soldi, hanno tagliato. Barbuti è venuto a Teramo. E altri cinque giocatori sono andati via. E da lì è cominciata a calare. Buon per noi. Quindi più sono però deboli, attenzione, più sono perché quella è una società. Ecco, vabbè. Io prima ti chiedevo, vuoi sentire Ugo Lotti a caldo che ha detto ieri? Ugo Lotti che ha fatto 20 punti, per me è poco. Sentiamo Ugo Lotti. Abbiamo cercato di fare la partita contro una squadra che probabilmente aveva la testa anche altrove, perché bisogna riconoscere anche questo. Però questo è il nostro atteggiamento, le difficoltà le abbiamo palesate anche oggi, per fortuna siamo riusciti a fare gol. Alla fine c'è un po' di rammarico, perché se andiamo a vedere il percorso soprattutto delle ultime due partite abbiamo lasciato per strada quei punti che oggi potevano essere loro. Ma no, noi andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli della nostra forza. Questa è una squadra che nella mia gestione ha fatto 20 punti, ha fatto di conseguenza quanti ne aveva fatti quando l'ho presa. Abbiamo una media gol bassa, però non prendiamo mai gol. Abbiamo una buonissima posizione in classifica, dobbiamo guardare i lati positivi, cercare di lavorare, rispettare l'avversario, perché in due scontri tutto può succedere, però siamo consapevoli che probabilmente se giochiamo così con questa concentrazione è difficile farci gol e dobbiamo essere più bravi a cercare di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto oggi. Beh, ovviamente quando si arriva alla fine sapete perfettamente che si trovano delle squadre, anche dallo schieramento che ha avuto il Feralpi, è normale che ci sono stati alcuni, ha fatto giocare molti giocatori, questo non significa che chi ha giocato sottotono, anzi sicuramente noi dovevamo vincere, cercavamo di vincere. Purtroppo gli altri risultati, uno non ci ha dato ragione, di conseguenza abbiamo fatto la prestazione, quello che dovevamo fare. Sono contento perché abbiamo imparato, aveva avuto dei problemi soprattutto fisici, poi avevamo trovato, è normale che un allenatore quando trova una squadra che in fase difensiva su 5 partite e 0 gol, cambiare un giocatore può cambiare molte volte ti scervelli per dire perché devo cambiare per il semplice motivo di accontentare qualcheduno e via dicendo tutto. Oggi c'era l'esigenza di avere un pochettino più di spinta sulla fascia perché sono due caratteristiche diverse tra lui e Sales, e sono contento anche di Baccolo, ero indeciso fin dall'inizio se farlo giocare pure o no e poi ho optato per un'altra soluzione, però è entrato molto motivato e sono contento, è un'arma in più che abbiamo. Eccoci nuovamente in studio, stiamo ascoltando Tonino Luzzi durante la pubblicità. Infervorarsi anche per quelle che anche per quelle che sono le sue idee calcistiche. Ma attrazione anteriore, e lui è attrazione anteriore e quindi condivide meno l'operato di Ugo Lotti. Ma non lo critica, per l'amore di Dio. No, ma lo puoi anche criticare. No, io parlo altro. Un po' rinunciatario, ma sembra un po' alcune partite. Però ti ricordo che ha fatto 20 punti. Lo poteva fare di più. Tony, e mo andiamo su Sansovini, allora che si è mangiato il gol, quell'altro che ha fatto la papera, non ho capito. Guarda, il concetto di squadra. Io credo nei numeri del calcio. Però, io nel calcio credo l'atteggiamento, nei numeri. Io parlo dell'atteggiamento. I numeri non sono importanti, sono decisivi e determinanti. Infatti, a fare i play-out.
E penso che questa squadra quello merita. Sì, penso. Ma non di credo. Sì. Io penso di ma sì. Io penso che questa squadra meritava i play-out per vabbè. Quello che ha combinato. E mo non togliamo a Zaure, non ti spostare con la sedia. No, ci torniamo. Poi ci torniamo e ma ti dimostro perché zero, forse non sarà le tue solo chiavi di lettura non play-out, sono chiavi di lettura giuste. Prima di aprire una parentesi sul San Nicolò di ieri, vorrei dare spazio ad un po' di tifosi che scrivono. No, sì, se non vuoi sicuramente attaccheranno me, ma. No, non lo so, adesso vediamo, non li ho letti, li leggo in diretta, li mandiamo in onda 5 o 6, lo chiedo alla mia regia. Allora, visti i risultati di ieri, in caso di pari o sconfitta avremmo giocato i play-out con il Forlì, vero? Da quart'ultimi noi, nota di cronaca, vero, ma meglio giocarli con Lumezzane. Ribadiamo forse tutti. Intende dire il telespettatore che anche giocarli col Forlì sempre col vantaggio della da posizione quart'ultima. Da quart'ultima. Sì, ragazzi, ma il Forlì era perso in casa con l'Ancona. Esatto. No, perciò non probabilmente, ce lo dimentichiamo che sono stati capaci di fare questo. Probabilmente appunto diceva che forse sarebbe stato uno scenario positivo anche quello, uno scenario buono anche sì, quello. Solo perché sono riusciti a perdere in casa con una squadra cioè, retrocessa. Tartolo, quindi cercato la vittoria, mi sembra normale. Cioè, insomma, è una ma cosa. Io rimando, ma Tondi non ha giocato. Non lo so, non ho visto la formazione. Però di solito ha giocato, non no, so ieri, ma di giocato. Solito ha giocato. Vabbè, ma è normale che non lo vincesse ieri, cioè nessuno ha pensato mai che non lo vincesse no, certo. Allora, ancora messaggi. Poi facciamo. Allora, come il Parma degli ultimi 20 minuti, anche la Feralpi ci ha gentilmente, dice questo tifoso Arcadia, ha offerto la vittoria su un piatto d'argento. E come domenica altre due clamorose occasionissime sui piedi di Marco Sansovini, anzi sul piede destro. Ma può essere che un professionista strapagato come lui debba avere un solo piede? Sarebbe il caso di fargli fare un paio d'ore di muro solo con il destro dopo ogni allenamento. Arcadia deve essere un ammiratore speciale di Sansovini, perché che io ricordi durante tutto l'anno amica, più volte si è espresso in termini piuttosto severi nei riguardi dell'unico attaccante quasi del Teramo che abbiamo. Noi là da Bologna non si sbaglia, i ragazzi fanno 40 minuti di muro alla volta, il 30 muro, minuti. Una volta, ma se lo fa Ronaldo che è un campione mondiale. Lo faceva Gentile, l'ha fatto pure Baggio. Sì, ma tu non lo immagini Sansovini al muro? Dai, parliamo da ragazzino doveva farlo. Da ragazzino, sì. Ma lo doveva fare 25 anni fa. Ma se vai in fa. Bicicletta con la mano sola, ci puoi anche cadere la mano sola. Sì, capito, ma dai. Il giocatore deve avere due piedi. Dai. Ancora messaggi, altri due o tre messaggi. Andiamo. Allora, sempre lui, consiglio alla squadra, passate la palla a Sansovini, vedi, ce l'ha sempre con Sansovini, solo sul sinistro, se ciò non è possibile ignoratelo, per i play-out mi vengono i brividi, se ripenso ad un Lumezzane Teramo di parecchi anni or sono, deciso da un gol di Matri, in quell'occasione si partì da Teramo con l'unico dubbio che era, di quanti gol avremmo vinto a Lumezzane, miseramente perdemmo, vediamo di non fare lo stesso errore adesso. Come proprio si chiama, nell'anno che è il play-off lo fanno i primi 10 noi Arcadia. Facciamo i play-out, complimenti. Io faccio i complimenti ad Arcadia perché Sansovini è un'ala, perché con Zeman giocava alla destra, perché entrava col sinistro in area e faceva gli assist ai Immobili in Ziglia e tirava in porta. Messo centrale, spalla alla porta, Sansovini deve fare tutto quel lavoro di pressing. Oh, io stasera tutto immaginavo tranne che dovessimo parlare di Marco Sansovini. Ma no, ma io Sansovini, sono contento, ma Sansovini è un grande quasi calciatore. Quasi come se fossimo Sansovini salvi. È un grosso non calciatore. Non perché lo siamo già, ma perché temevo il peggio. Vabbè. Cioè io ero convinto che già ci andavamo a giocare poi chiudo, play-out a Fano poi in gara 2. Sansovini quindi è un grande calciatore. Cioè, Sansovini ci regalerà il gol salvezza. E poi allora, assicuro, lo metto per ma iscritto. Ma stava a vedere quei due quest'anno ci azzecco, quindi sta attento che ci azzecco quest'anno. Ancora un messaggio, il prossimo ci fermiamo poi con i messaggi, apriamo la parentesi San Nicolò. Playout giusti per quello visto in campo e fuori nel corso dell'anno. Adesso tutti a Brescia e preghiamo, scrive Domenico e c'ha ragione. C'ha ragione. Ancora un messaggio Giancarlo. Perché so che ce n'è uno che fa riferimento, eccolo. Come ha detto lei, la trasmissione si vede anche a Pesaro, sì, anche oltre, anche a Urbino. Voglio dire a questi signori che la palla gira. E noi da questo messaggio ripartiamo per andare a Matteo, chiedere come l'ha presa la dirigenza del San Nicolò, il diniego della Vis di posticipare la gara, sulle immagini che stanno per andare in onda, della vittoria di ieri dove sono state create 15 palle gol e ne sono stati fatti due solamente.
Allora, ovviamente la società aveva già interpellato la Lega qualche giorno fa, quando si era comunque tramutata l'idea di questo playoff il 14, e il 14 ricordiamo che allo stadio c'è la fiera dell'agricoltura. Ovviamente però fino alla giornata di ieri, o comunque fino alle primissime ore di questa mattina, non si sapeva l'avversario, quindi non si poteva chiedere perché poteva essere la Vispesero, o se i biancorossi non avessero vinto sul campo del Campobasso poteva anche essere la stessa Agnonese. Questa mattina dopo è arrivata la richiesta di posticipo a lunedì sera, la richiesta sarebbe stata per giocare lunedì sera alle 20:30, la Vispesero ha negato questa opportunità, ovviamente la ne società... Ne ha titolo? Per sì, 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 ne ha titolo pienamente, dicendo che vuole giocare all'orario stabilito, che sarebbe domenica alle ore 16, non alle 15, perché comunque viene posticipato di un'ora l'orario d'inizio. Ovviamente la società non lo ha preso bene, perché comunque pensava che... ovviamente, avessero compreso. Sì, perché comunque non è una causa dipendente dalla volontà del San Nicolò. A questo punto sono scattate subito le contromisure, si sta cercando un campo alternativo, è stato fatto richiesta per il nuovo campo all'Aquila, il Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, e bisognerà valutare, bisognerà aspettare la risposta, perché comunque il campo è gestito dal Comune. Allora guarda, siccome per il San Nicolò giocare all'Aquila o giocare al Flaminio o giocare a Fondi o giocare ancora più a sud, credo a questo punto che sia la stessa cosa. Giulianova no, per tanti motivi. Perché volevano Salvatore Giovanni a Giulianova, cioè avremmo il tifo contro. Facciamo spostare la Visi più lontano da Pesaro, portiamoli a sud, perché no? Portiamoli in campagna, portiamoli a Caserta, San Nicolò. Beh, a Caserta spesa. Forse avremo una corsia preferenziale, visto che il Micciola è... Micciola, ma io non l'ho detto, siccome Micciola gioca in casa, la Lega Pro è finita, e comunque se la Casertana nei playoff non gioca domenica prossima, credo, spero, no. E il campo è libero, portiamoli a giocare a Caserta. Proponiamo Caserta per San Nicolò Vispesaro, così imparano. Domani possiamo proporre. E poi due pappine, perché quello sarebbe il... Scusa, una domanda chiuso. A proposito a Matteo, la Vispesaro avrebbe voce in capitolo anche nella soluzione alternativa, cioè nel senso nell'individuazione no, di un altro stadio? No, in quel caso no, perché comunque viene proposta una soluzione per la domenica alle ore 16. È regolare, sarebbe l'orario della gara. Il campo di Miano è regolare? Non credo. No. Perché Miano poi? È una strada in Bergamo, arriva giù. Intanto avete visto le tante palle gol avute nella partita di ieri contro una squadra, la Civitanovese, alla quale tengo un po' per aver avuto rapporti professionali con quel territorio e soprattutto con la Civitanovese, che vinceva il campionato di eccellenza, e noi abbiamo avuto il piacere di seguirli. Quindi vedere questa società rinascere, o dare l'impressione di rinascere, per poi riscomparire, perché riscompare dalla scena nazionale, fa tristezza, perché quella è una piazza da 1000 tifosi. Infatti a questo punto più che l'augurio di tornare subito in D sarebbe quello di avere una società strutturata che possa dare una certa continuità. Possa dare continuità, magari non perché subito in D, ieri magari tifosi che hanno tifato dall'inizio, senza... No, è una piazza veramente che non meriterebbe la D e meriterebbe di più, quindi vederli retrocedere mestamente ancora nei dilettanti senza società, o insomma con un futuro molto incerto, sicuramente non ci fa piacere. Ancora due o tre messaggi che avevamo acquisito prima, poi andiamo ad una grafica che farà contento Tonino Luzzi e che analizzeremo proprio nei dettagli. La squadra del secondo tempo senza Ilari mi è piaciuta molto di più, considerazioni a parte sulla poca reattività della Feralpi. Questo tifoso vuole Barbuti assolutamente in campo nell'undici titolare. Ancora un paio di messaggi. Ugolotti ha una mentalità esageratamente difensiva, come dice Luzzi, e faceva l'attaccante, è vero, era un attaccante esterno. Avesse fatto il portiere, come avrebbe giocato? Vabbè, questa è un'altra considerazione, simpatica, ma è un'altra considerazione. L'ultimo lo leggiamo adesso, poi ci torneremo più avanti, se acquisito, non vorrei creare problemi alla nostra regia.
grande riconoscenza al mister Ugo Lotti. Se salviamo la categoria, il merito sarà suo, bisogna essere obiettivi. Grazie per il momento ai tifosi, il pensiero su Ugo Lotti allenatore di Jacopo e di Alessandro, poi vi farò vedere dei numeri in grafica. Secondo me è vero, ci vuole riconoscenza per Ugo Lotti, perché i fatti dicono questo. Poi che uno abbia una mentalità più offensiva, che sia guardiolista o murignista, come vogliamo, questo è un altro discorso. Però Ugo Lotti ha preso un Teramo distrutto, è cercando vero. Di salvarlo, e per salvarti, magari non lo so bene io, sono così giovane, ma da che mondo è mondo, prima devi non prenderle per salvarti. Poi anche con la classe di un Sansovini, nonostante i mille errori, con una giocata da fermo, con qualcosa ti inventi per fare un con gol. Con un gol in mischia come ieri. Esatto, un gol, qualcosa un gol sporco, uscirci, dice, no? Però se devi salvarti il primo obiettivo è non prenderle. Sì. Perché Ilari poi è sempre in campo, da Zauli, Nofri e Ugo Lotti l'hanno sempre messo e a domanda hanno risposto che è l'unico con un rendimento sempre costante. Non ha mai fatto, credo, una partita da 8, forse un paio di volte. Poche volte, però, considerando il contesto, è stato insufficiente. Vorrei aggiungere pur giocando ancora, fuori ruolo, perché giocando fuori ruolo, giocando a fianco ad Amadio e non spingendo, esatto, più di tanto, è fuori ruolo. Quindi si è snaturato ed, esatto, è stato comunque l'unico preferito nel centrocampo del Teramo capace di fare le due fasi, perché non dimentichiamoci che da agosto la pecca di questa squadra è non avere un minimo di incontrista. Non c'è. Beh. Abbiamo campato anni su Cenciarelli e ora non c'è uno che possa minimamente farne le veci, forse Spighi, ma è arrivato tardi. Ed è comunque, per quello che lo abbiamo visto noi, anche un po' più esterno. Ed è forse l'avrebbe potuto esterno fare Boulevardi, ma noi siamo passati anche per un mercato di gennaio che questa squadra l'ha indebolito, peggiorata, non l'ha migliorata. Io non discuto i singoli, discuto l'assemblaggio della squadra, anche perché Boulevardi non potevi tenerlo, ma a prescindere da questo, sì, ma non è che abbia fatto sfracelli e non è voluto rimanere, però lì non è che ha fatto sfracelli, anzi ha giocato anche se poco. Fosse rimasto a Teramo forse per lui sarebbe andata meglio per lui, e questo da teramano insomma non è che ci dispiace, cioè, non ci strappiamo i capelli per una scelta sbagliata di un giocatore che avrebbe invece potuto essere molto utile al Teramo. Io, Walter, non sono d'accordo sulla definizione di Ugo Lotti come allenatore difensivista. Questo è l'Ugo Lotti che stiamo conoscendo qui a Teramo, in una situazione contingente, necessaria assolutamente. Non dimentichiamo che quando Ugo Lotti è arrivato il Teramo era la peggior difesa del campionato, forse la seconda peggior difesa. Sì. Nelle ultime 10 giornate il Teramo ha subito 3 gol, 0 gol nelle ultime 4, ed è, credo, fondamentale quando si vuol sistemare la situazione di una squadra alla deriva, qual era il Teramo post lo Zauli 2. Sottolineiamo anche un grande Narciso in questo senso. Assolutamente, perché Narciso si è rivelato comunque un portiere assolutamente prezioso in questa fase. Dicevo, credo sia fondamentale partire dalle basi, cioè sistemare la difesa per poi poter eventualmente passare alla fase offensiva. Mago, non sei poi magari no, non c'è passato la fase offensiva. Sono d'accordo con te che non ha trovato le soluzioni per la fase offensiva, però intanto ha sistemato la squadra che non prende più gol. Io parlo di atteggiamento. Ma l'atteggiamento, capiamo. Allora dai ragione al tifoso che dice che Ugo Lotti è un difensivista. 60 metri, 80 metri, come fa a fare l'azione offensiva? Ma Ugo Lotti quando allenava la Casertana, perché che è il Pineto ha fatto 23 punti al ritorno, 14 all'andata, era già retrocesso. Noi già eravamo, è vero quello che dice loro, che insomma ha dato un qualcosa di diverso rispetto agli altri, senza dubbi. Però il gioco del calcio è fatto dalla fase difensiva e offensiva. Quando lo facciamo sulla fase offensiva a fine campionato? Non avevamo gli elementi. Ma come non ce l'hai gli elementi? Dai, una squadra. Ma prima detto lui ha detto che Ilari è adattato a mediano, ha ragione, perché è un trequartista. Certo, cioè, faceva anche i gol. Ma chi ci mettevi? Deve fare il piano bloccato lì. Ma Ilari è anche l'unico centrocampista con un minimo di fisicità che abbiamo. Ma Carraro che gioca alla sinistra, ma stiamo a scherzare. Stiamo a scherzare, allora il pallone lo vediamo in un altro modo. Fermiamoci, no? Io adesso comunque faccio parlare in numeri. Non lo so io. E siccome la matematica non è un'opinione, non ma è matematica,
è nel calcio la matematica conta, e come sì. Ma Zemaniano quanti gol, scusa, Walter, mi spieghi quanti gol abbiamo fatto con i centrocampisti? Te lo dico subito, con i centrocampisti, ti dico tutto, con i difensori. Solo Caidi ha fatto qualche gol di testa sui calciatori, ma con i terzini esterni che non sa mai a fare un triangolo, entrare in aria, mai, no. Come perché no? Se allora i gol da base, allora i gol sempre Sanzovini, una volta se, che sbagli Sanzovini, dobbiamo mettere la gol. Ricordo a triangolare, pigliavamo gol, sistemavamo il gioco del calcio, esatto. È fatto, è io fatto che di un'equa distribuzione di compiti, capito? Ognuno fa il suo, vabbè, suo. I numeri dicono questo, vediamoli questi numeri, perché c'è da sorridere un po'. Vabbè. Allora, Zauli dalla prima alla quarta giornata esonerato, ci lasciò con un punto ed una media punti di 0,25, con un pari, tre sconfitte, tre gol fatti, lui che provava a giocare, e sette subiti. Poi arriva Nofri che dalla quinta alla diciassettesima giornata, quindi in 13 partite, colleziona 15 punti, una media di 1,15 a gara, ne vince 4, ne pareggia 3, ne perde 6. Fa tanti gol, Luzzi, ne fa 16 di gol, sì. Ma ne prende 16. Sì, però poi si prende. E non dimentichiamo che di questi 16 ce n'erano 5 fatti al Gubbio. Fammi finire l'illustrazione, sì, sì, poi mi dici quello che vuoi. Viene esonerato dopo lo 0-1 interno con la Maceratese. E a posteriori, perché in quel momento molti condivisero il ritorno di Zauli e io ero fra quelli. Io no. Tu no, io sì. E ho sbagliato, evidentemente. Torna Zauli e qui si combina una frittata nella maniera peggiore, perché torna Zauli che non aveva mai vinto, ma aveva soltanto allenato per 4 domeniche, e Zauli allena il Teramo per altre 7 partite e ottiene 4 pareggi e 3 sconfitte. Fa qualche golletto, 7, ne prende 11, non mette riparo al problema principale del Teramo, sì, che vabbè, in quel momento era la difesa, e va via lasciando Teramo prima con una media di 0,25 a gara, poi con una media di 0,57 a gara. Sai che ti dico? Che se Zauli avesse portato quella media fino alla fine del campionato, il Teramo sarebbe stato straultimo con 19 punti. Una tragedia sportiva. E arriva Ugolotti. Sono i numeri, Luzzi. Arriva alla 26esima giornata, recupera la partita, sì, che non aveva giocato Zauli con il Pordenone, la vince 2-0 e in 14 gare colleziona 5 pareggi, 5 vittorie e perde 4 sole partite. Ne avevamo perse 12 prima, eh? Questo ne perde solo 4. La sua squadra realizza 13 gol, 6 contro il Gubbio, che dobbiamo ricordarci la squadra del cuore nostra, però ne subisce appena 8, di cui 4 col Venezia. Sì, vabbè, ma quindi di fatto porta avanti una media di 1,43 a partita, che mi permetto di dirvi, quella media con questa squadra avrebbe il campionato. Non lo vinceva, ma arrivava ottava. Con 54 punti. Ma doveva venire 10 mesi prima per fare il suo discorso. Però, Luzzi, ma doveva vincere le partite, Luzzi, perché erano poche. Ma le se noi dobbiamo puntare a vincere, ma se noi dobbiamo con i pareggi, non va lontano nei playoff. Luzzi, noi dobbiamo analizzare i numeri. Analizzare, questo è matematica. E questi sono. Eppure, il pallone, poi, il pallone ruzzola, Ruzzolerà pure, ma questi sono i numeri. È una cosa scientifica. Che ci danno torto, o danno torto. Nofri è andato via per colpa sua, perché uno che si piega 4 giornate di squalifica. Lì sono 15, sono 15. Perché il totale sommato fa 43. Allora, quindi, 13, sono 13 punti di Nofri. Allora, io una cosa, 15, poi vi lascio parlare fino alla fine. C'è un errore in trascrizione. Vi dico una cosa sola. Sono 13. Che per fare questo discorso che fa lui, un punto forse ci vuole 10 trasmissioni, perché poi ci spiego io questo qua. Siccome abbiamo un errore in grafica, devo correggere. Un punto Zauli nella prima fase, 15 punti Nofri in 13 partite, una media di 1,5, 4 punti Zauli, ecco, e non 7, sono lì, punti 4 punti, okay. Zauli quando torna dalla diciottesima alla venticinquesima, hai messo quelli del Pordenone, con una media di 0,57, e 20 i punti di Ugolotti, quindi Zauli in realtà porta 5 punti alla causa del Teramo, esatto, in, ti dico,
4 più 7, 11 partite, cioè una tragedia. Meno di... Ma scusa un po', affianco a quei tre allenatori là, di qua ci dobbiamo mettere tre fotografie di chi l'ha preso. Di qua. Questo è un altro discorso, allora, ancora. Cioè, apriamo. Non si prendono gli allenatori perché i procuratori te li portano qua e poi ti portano i giocatori. Allora, dietro. Su quella io grafica che un certo di società nella quale apporteremo. Devo sapere chi prendo, non che me lo dice il procuratore, a me li capì. Sei un grande, però riesci a non farmi parlare. Sì, portiamo tre minuti di ritardo, andiamo in pubblicità, correggiamo quella grafica, diamo a Zaoli i punti che ha conquistato sul campo, non gliene diamo di più perché il risultato sportivo ci dire, dice che non li merita, e poi torneremo in diretta. Continuamente in studio e in diretta la grafica con la quale ci siamo lasciati, perché volevo ascoltare i colleghi. Tonino lo abbiamo già ascoltato. Matteo, Jacopo e Alessandro, rivedendola, rileggendola, le vostre considerazioni. Poi abbiamo un servizio critico, non sugli allenatori, che manderemo fra qualche minuto. Ma fermo restando il cammino di Zaoli e Nofri, che è stato abbondantemente analizzato durante il corso di questo ciclo di Super Gol, e va analizzato il cammino di Ugolotti. Io il mister lo capisco, perché l'unica cosa adesso bisogna tenere presente che Ugolotti, ed ero io qui presente quando la sera dopo la sconfitta di Fano fu nominato Ugolotti, e anche dei colleghi che erano presenti dicevano che Ugolotti era la persona indicata per far risalire il Teramo, e infatti sta rispettando la media, perché comunque al di là di tutto ci sono state occasioni, è vero, per non fare i play-out, ma comunque ci arriva da una posizione molto vantaggiosa, con una squadra adesso quadrata che continua ad avere problemi, ma Ugolotti è un allenatore, non un mago, perché il mago ce l'abbiamo qui vicino. Quindi comunque da questo punto di vista è la persona indicata. Ovviamente magari ha fatto delle scelte sbagliate in precedenza, però ha dato una certa quadratura ad una squadra che prima della gara di Fano, comunque della gara di Fano, non l'aveva. Il suo modulo preferito non me lo ha detto Ugolotti, me lo ha detto chi con Ugolotti ha lavorato, e sto parlando di un numero uno del mercato nazionale, sto parlando di Pavone, ex Peppino Pavone. Il suo modulo preferito, se potesse costruirsi una squadra come lui intende il calcio, sarebbe stato un 4-4-1-1. Questo è il modulo, che la dice lunga sul suo modo di vedere il calcio. Mica quindi, che è un modulo no, sto solo dicendo questo. Quella grafica serve per intanto perché c'è la correzione. Comunque perché l'ha dimostrato anche ieri, che è partito dal 4-3-3 e poi è andato al 4-4-2. E appunto, voglio ascoltare Jacopo. Jacopo, considera una cosa: questi tre allenatori, seppur Zaoli e Zaoli bis, hanno portato il Teramo per 11 partite Zaoli, per 13 partite Nofri, per 14 partite Ugolotti. Quindi più o meno siamo sulla stessa lunghezza di tempo. Esatto, e volevo dirti questo. Zaoli penso ci siano, pur avendoci provato per quieto vivere e da tifoso speranzoso, motivi per difenderlo non se ne trovano. Ha sbagliato scelte palesi, ha contribuito per sua stessa ammissione, anzi lo diceva con orgoglio, a costruire questa squadra, rivendicava le sue idee, rivendicava il suo rombo, e poi però sul rettangolo verde funzionava poco e niente. Per quanto riguarda invece Nofri, io nonostante spesso abbia passato il limite tra coerenza e testardaggine, penso che comunque non meritasse l'esonero. Anche se la partita, secondo il mio parere, più brutta della storia del calcio italiano vista da me in un impianto di calcio, è stata Teramo-Vantova, persa 0-1 con Nofri in panchina. Quella è stata orripilante, senza dubbio. Secondo me è stata la più brutta partita della storia del calcio. Un allenatore riusciamo a perdere anche quella, c'era Nofri in panchina. Ma poi un allenatore deve salvare una squadra, prende 4 giornate di squalifica, insomma. Questo lì voleva arrivare, lì voleva arrivare, questo ha un carattere particolare, molto forte, fumantino, spesso eccessivo, ecco, fumantino, la parola giusta. Però questo, secondo la mia opinione, questa è stata all'inizio la sua forza, perché venivamo da uno come Zaoli, molto idealista, molto amico dei giocatori, serviva qualcuno più sergente, serviva qualcuno che invitasse a tirare fuori gli attributi per una squadra che già si era capito. Ci serviva qualcuno più in alto che lo governasse, che sarebbe stato Vincenzo Minguzzi, se fosse stato preso in considerazione. Poi sono state fatte scelte completamente diverse. Furono fatte scelte diverse, ok.
Ma penso che la confusione a livello societario sia record, il vaso di Pandora da playoff, della playoff, storia di questo Teramo. Da playoff pieni. E forse con Minguzzi trovavamo quel mediano di colore che giocò contro il Norco Sud Tirol. Bravissimo, peraltro. Perché quello ce l'aveva Minguzzi. Lo so, vabbè. Alessandro, chiudiamo questo cerchio perché ne apriamo un'altra strada fra poco. Sì, ma io ho pochissimo da dire su questa grafica, su queste statistiche. Parlano da sole, dicono che Ugolotti è stato l'unico allenatore, senza nulla togliere a Nofri per carità, ma l'unico allenatore che ha dato un'identità a questa squadra. L'identità sarà anche quella difensivista, però gliel'ha data, perché la grande... la critica maggiore che si faceva al Teramo sia con Zauli che con Nofri era quella di essere una squadra senza identità, perché i due allenatori avevano cambiato praticamente tutti i moduli di gioco, le avevano provate tutte, avevano alternato i giocatori in campo. Con Nofri forse si era incominciato a vedere qualcosina di un po' più stabile a livello di scelte tattiche, anche se lo stesso Nofri ha provato il 4-3-3, poi il 4-4-2, sì, ha giocato anche con i tre dietro, insomma con Ugolotti la squadra ha preso una sua identità. Anche Ugolotti ha giocato a tre, mi sembra, sì, ma in circostanze specifiche nel corso della gara, magari poi le sue scelte iniziali sono sempre state quelle, insomma ha imbroccato la strada del 4-4-2 e su quelle è andata avanti, ma soprattutto ha dato questa identità alla squadra e secondo me, ripeto, ha trovato la chiave giusta, nel senso che quando si arriva al capezzale di un malato si cerca di trovare il modo per quantomeno stabilizzarlo, e Ugolotti ha stabilizzato questo Teramo, ha trasformato la difesa. Adesso manca, giustamente come sostiene mister Luzzi, lo step successivo. Quello... è finito il campionato. Sono d'accordo con te che il campionato sia finito, però ha avuto pochissimo tempo. Fra 21 giorni potremmo tirare il fiato. Spero che adesso non cambi nulla in queste due partite che restano. Quello che dite voi, io non sono non d'accordo, perché una certa cosa la date, è vero, una fisionomia di squadra, prima c'era disordine, però il problema è che il gioco si inizia da dietro e si vince davanti. Cioè tu mi vuoi dire questo Teramo dalla difesa, la difesa noi Luzzi, proteggiamo ma non Luzzi, impostiamo il Luzzi, gioco la perché domanda, arriva a metà campo faceva 6.000 passaggi. Luzzi, la mia domanda è precisa, il play out del Teramo, nonostante il buon lavoro di Ugolotti, secondo te è una bocciatura per l'allenatore? No, o è una promozione? O questa squadra secondo te è la così forte, scusami, fammi ti fare la domanda, sì. È così forte che si doveva salvare? Ma no, io non che sto dalle colpe a Ugolotti di questa squadra. Io dico, era una squadra se andiamo che alle origini, si doveva salvare questa? Sì, si poteva salvare anche da quando è arrivato Ugolotti? Per me sì. Ok. Ma su questo sono d'accordo, però perché togliamo le disgrazie di Santomini, perché Santomini qualche volta ha fatto anche dei gol che hanno risolto le partite, no? Quindi mettiamo la croce addosso a Santomini perché ha sbagliato una palla sono sul destro, no? Sono d'accordo. Perché un giocatore che è già in campo a quell'età, che fa pressing da tutte le parti, ciò che non fanno gli altri perché non lo seguono, lui fa un mazzo così e quando arriva alla fine non ci vede più. Questa è la storia. Santomini deve giocare gli ultimi 20 metri, 25 metri. Là deve stare, devono portare i palloni serviti precisi ai piedi, non sulla corsa. Sul sinistro, diceva Arcadio. Oh, allora, bravo. Solo sul sinistro. Allora, io non dico che 4-1 che dice lui che fai, ha detto cose, pavone, è giusto, perché è giusto, è scolastico. 4-4-1. Però c'è la copertura, ma c'è anche la fase offensiva, perché il 4-4-1-1 sale due punte, due esterni e i terzini, pure un mediano che va a rimorchio. E quando ha potuto fare? Beh, non potuto fare, lo deve insegnare a questi giocatori, perché sennò chi che lo fa insegna? La Roma, non mi fa fare nomi, tre mesi, a chi lo insegniamo in due mesi, ragazzini, questi hanno avuto esperienze in altri allenatori, quindi la conoscenza dei moduli penso che se no non voglio fare i professionisti. Io mi permetto di ricordarti che quando Ugolotti venne a Teramo venivamo da un 2-0 mortificante a Fano, se non sbaglio, contro quella squadra sera che era ultima in classifica e quella che sera ma non è che non l'ha fatto, però per me poteva fare di più, chiuso. Okay. Ugolotti ha preso questa squadra ultima in classifica perché dopo la sconfitta col Fano il Teramo era ultimo in classifica. Ricordiamocelo. Ma poi l'errore che ha fatto, perché ricordiamoci anche che lui è stato capace ha fatto è stato capace quando di... si è sentito
di esatto. fermare quei quattro risultati utili con Bravissimo. Un turnover che avrebbe dovuto ma poi un aiuto a Golotti lo do in questo senso quasi. Che ha trovato una squadra non costruita bene, questo è il discorso, perché mettiamoci anche questo. La punta vera l'ha presa dopo Barbuto, che prima non so chi la faceva, Croce è andato via, mi sembra, Jefferson, no? Jefferson, che poi io non ce l'ho con Vivarini, però una telefonata la poteva fare a Cabidel e se non lo fa venire perché è rotto questo qua, cioè per riconoscenza 2 anni l'hai dato il termine, no? La telefonata, un gettone lo potevo mandare pure io, no? Poi se porta Maddio, se porta Di Matteo, diciamolo, si è indebolito enormemente, no? Poi guardate la squadra come l'ha costruita. Amadio è un metodista da 4-3-3. Non sa dividere il compito con un altro mediano, lui è metodista, ma vuole 2 mezzali da corsa, una è Spighe, potrebbe farlo, e l'altro è quello che se n'è andato, Boulevard, che c'hanno corsa. Invece adesso c'ha un mediano vicino che praticamente gioca a destra e poi il Mancino, non l'ho capito, e Ilari che dovrebbe giocare dietro alla prima punta, perché e Ilari è uno come Di Paolo Antoni che va dentro e fa gol, capito? Luzzi, grazie, fermati, sei stato di una chiarezza assoluta. Ah, meno male. Oh, di una chiarezza assoluta. Come sempre. Non mi sta prendendo in giro. No, non ti sto prendendo in giro. Come sempre, sei stato di una chiarezza assoluta. Ma penso che anche Diego è d'accordo. Scusami, nel momento in cui tu mi dici questa è una squadra che si doveva salvare, io alzo le mani, sì. Tu ci credi, alzo le mani. Siccome noi tutti. Pensiamo che questa è una squadra che ha fatto il massimo secondo me sì. Io su questo discorso sono d'accordo col mister, questa squadra poteva salvarsi. Sì, ma doveva partire con Ugolotti dall'inizio anche, e magari si salvava anche nelle pure. Ultime giornate. Se tu prendi prendi uno per uno e poi prendi quello del Tiero uno per uno. Quelli del Tiero sono nettamente superiori in modo individuale, però non vanno squadra, questo è il problema. Quest'anno lo erano anche nelle fasi precedenti della loro carriera, senza dubbio. Bravo, il discorso è un altro, però questa però, è la squadra. Però Francesco, Sansovino è ala, gioca ala, basta. È nata, là è nato, e là deve giocare. Siccome abbiamo detto che questa è una squadra che doveva registrare la difesa, non puoi chiedere. Mo' l'ha registrata, ma all'inizio non puoi chiedere un 36enne che ha fatto la Serie B di farti quel lavoro lì, perché non te lo fa. E nel delirio generale, perché Sansovini ha anche avuto problemi di relazione con gli allenatori e le panchine punitive mal nascoste di Zauli, ce le ricordiamo tutti. Non glielo potevi chiedere in quel momento, anche perché non avevi ancora Barbuti inserito nella squadra, quindi nessuno avrebbe segnato. Scusa, hai detto prima una cosa giusta, quando hai detto prima anche altre cose hai detto giuste, prendo grazie. Quando hai detto che Zauli preferiva il rombo, giusto? Sì. Doveva giocare col rombo o no? Zauli. Sì. Zauli. Sì. Però per giocare col mondo Sansovini era morto, che è un'ala. Ma infatti ho detto che Zauli sbagliava. No, bravo. Allora, se Sansovini fa l'ala e ci abbiamo Petrelli che è in ala. Ci abbiamo 2 anni, facciamo 2 anni e non c'entra avanti. Perché dobbiamo miscelare? Ieri col centrocampo a 3 ha giocato bene il Teramo. Centrocampo a 3, lasciamo perdere Federico Salò che stavano con le ciabatte al mare. Comunque, volevo dire, però a 3 hanno giocato bene. Perché? Perché Bacco l'ha fatto la mezzala, mi sembra, no? Sì. Quell'altro pure Carraro ha fatto la mezzala, mediano ha giocato, come si chiama? Amaro. Amadio. Quindi dopo è passato a 4-4-2. E poi ha giocato anche meglio perché Sales è uscito, perché Naeno mediano Sales, mettiamoci in mezzo. Ieri non c'era in campo Sales. No. Ieri ha giocato. Lo so, imparato. Imparato. Che non ha giocato male. No, Sales, mi sono sbagliato. Ilari. Ilari, sì. Ilari, perché era diffidato, no? Ecco. Però, è stato avvicendato. Poi con per fortuna i diffidati, uno non era in campo. E poi come ha detto lui, è stato sostituito. E Amadio. Non ha peccato ammonizione, quindi ce li avremo tutti disponibili. E come hai detto tu prima, al pavone pensiero, ha passato a 4-4-1-1 la fine. Non è pavone pensiero, il pavone anche perché le telefonate che riceveva da giù la panchina, guarda che il mando sta a vincere, sperava che non vincesse, poi ha dovuto cagnare i moduli, no? Vabbè, facciamo riposare qualcuno. Che segni ci sta anche che ti copri, però. È andata bene. Non benissimo, però. È andata quello che volevo. È andata benissimo se ritorno al super gol di lunedì scorso, quando temevo io il peggio. Sì, molto bene. Di più di quello che è accaduto. Ma molto di più. Jacopo. Volevo rispondere al mister, sì, sì. Perché non so, ma adesso ti ho fatto i complimenti per no ciò, ma poi. Infatti puoi incalzare. Ma io ne sono onorato, ci mancherebbe altro. Quello che dico è che
sì, è vero che questa squadra, ma non lo sto dicendo ora, l'ho scritto e l'ho detto tempo fa, spesso ha mancato di idee in attacco. Cioè, spesso si è visto che a questa squadra mancava quello che si deve fare dai 20 metri in poi. Bravo. E questa è la parte più difficile di fare allenatore. Però giusto? Con la squadra corta. Con la squadra corta, giustissimo. Ora, qual è il punto? Questa squadra non ha 11 titolari degni di quello che il Teramo voleva fare ad agosto. Figurarsi se ha dei sostituti. Quindi, siccome, come diceva Alessandro, siamo stati convalescenti per molto tempo... Lo siamo ancora, non siamo stati dimessi. No. Allora serviva registrarci dietro, perché se ne prendi 3 a partita, anche per un fatto di morale, non puoi mai andare da nessuna parte. Quindi ha preferito mettersi prima lì, l'errore è stato non sviluppare dopo, senza dubbio. E beh, l'errore il costruttore fa le fondamento e rimane lì. Però è vero, su piano, boh, è vero, no. Però nel Donì, mezzo dobbiamo metterci piano, la copertura con sta bandiera sulla copertura la metteremo dopo il doppio confronto. Però Petrella non c'è stato mai. Francia, ho capito. Spieghi, ma il gioco del calcio è semplicissimo. Tu immagini, ora faccio un discorso eliocentrico, no? Come? Eliocentrico. Mette la palla in sole, va bene, il sole, se tu ti avvicini ti riscaldi, se ti allontani ti raffredda. Devi stare corti, 3 reparti, massimo 30 metri la squadra sta. Allora si inseriscono tutti. Sì, le coperture sono maggiori e tutti si possono inserire al gioco d'attacco, ma se tu si loghi 70 metri terzini si fermi un tu po' devi vedere vero, se hai dei calciatori in grado di soddisfare quello che secondo te è il Teramo dei sogni. Questa squadra ha tanti manovali, anche qualcuno di brutta, e questo è un altro discorso. Ma il problema è che sono manovali presi per fare, cioè questa è gente che può spostare i pianoforti, che però è arrivata a Teramo presentata come chi li dovrebbe suonare i pianoforti. Appunto, insomma, c'è un po' di differenza, abbiamo comprato con tutto il rispetto dovuto alle professionalità di ciascuno, senza minimo dubbio, con tutto il rispetto dovuto alle professionalità di ciascuno. Abbiamo vinto con gol di Speranza, unica gioia della stagione, quindi è stata forse la gioia più bella di questo campionato, quella vittoria, anche perché lì credemmo di poter ce la fare, dico la verità. C'era un altro ambiente. Noi la partita più brutta che ho visto, che sinceramente, no, che sinceramente sono rimasto male, basito, come si dice voi giornalisti, scrivete, basito. Cioè, quando gioco col Forlì, è stata con 5 riserve, mancava il mediale che fa 6 gol e una punta da 9 gol. Mantova, Luzzi, ha giocato uno che da 2 anni che non giocava. Ha giocato un portiere 97, Luzzi, un altro 2 giovani 98, ma e noi non abbiamo fatto un rimbalzo. Ti assicuro che Teramo Mantova è stata peggio, ti punirei. Ma anche Mantova, allora vedi che mi date ragione. Te la farei vedere per 24 ore, se tu vuoi salvare, devi vincere. È stata Fratangelo, la più brutta partita della storia del calcio. Scusa, ma vediamo il dotto Fratangelo, un giovane che è una promessa. Dobbiamo andare in pubblicità. Nell'ambito giovanile, perché ancora i convetti da mangiare ancora abbastanza. Però è un ragazzo che c'ha gamba, c'ha forza, è un esterno, ha pure la messa centravanti, va bene, spalla la porta, è morto, va bene, perché lui c'ha, quando va in progressivo sulla palla, sulla corsa, capito, è terribile, Tony, perché poi va in porta e tira, cioè, ti fa male, capito? Questi sono, Tony, non ce l'hai. Allora, dalla panchina, anche lì, la comunicazione, no, questo non vuole entrare, chi faceva l'allenatore? Va bene, non fa niente, andiamo in società, bello sciambo, e metteva la multa e zitti. Ma no, che poi il giorno dopo dice, lui lo mette in squadra, ma stiamo scherzando. Giusto, ha fatto una bella figura, ho capito. Allora c'è stato un intervento societario. Sicuro. Però non va bene per l'allenatore, perché io non l'avrei fatto giocare. Io non avessi fatto giocare, perché è un esempio negativo al settore giovanile. Tonino, è altra cosa. È un altro aspetto del calcio questo. Io mi chiedo se dovevi comprare degli attaccanti, e stiamo parlando di un giocatore che ce l'hanno fatto passare per essere un attaccante, che è Tempesti, che sarà un ottimo giocatore, ma che tutto è tranne che un attaccante. Non una prima punta almeno. Non è proprio un attaccante. Allora vedi che mi date ragione. È una mezzala, cioè, voglio dire, per come gioca una mezzala, un esterno, non è un attaccante. Cioè, voglio dire. Infatti, io il giocatore non lo conosco, non lo compro. Questo è il progetto. Però questo è un altro prima. Problema ancora, ti voglio dire, questa squadra aveva tanti di quei difetti che se tu mi porti avanti 14 partite di campionato ad una media di un punto e mezzo circa a partita, mi collezioni 20 punti e mi porti purtroppo al quintultimo posto e per un punto alla salvezza,
io ti dico che di più. Bravo, non infatti se Ugolotti, su questo non c'è dubbio. Dopo Zauri veniva Ugolotti con la media che porta lui, noi arrivavamo entro i primi 10, sono convinto perché aveva tutto il tempo di poter portare a termine il suo discorso, va bene, meglio tardi che mai. Ma tu se che no... vieni intervento alla fine, giustamente lui si è aggiustato la difesa, però noi dobbiamo fare i gol, però, per salvarci da fare i gol, se no un punto il pareggio non ti serve. Pubblicità, se no stasera non chiudiamo, andiamo in pubblicità, ultimo impegno, ci sono altri messaggi, un servizio e di altri commenti, come faremo non lo so. Eccoci nuovamente in studio, Tonino, racconterai dopo la tua gita alla Garbatella di Roma. Adesso abbiamo dei messaggi, poi abbiamo un servizio, poi abbiamo dei commenti al servizio e poi abbiamo le immagini di San Nicolò Pesaro e Pesaro San Nicolò. Non è un bel bilancio quello della regular season, un motivo in più per vincere questa gara dei playoff che non sappiamo ancora dove si giocherà, e poi ne torneremo a parlare con Matteo prima del termine. Qualche messaggio senza diritto di replica, altrimenti non facciamo in tempo. Buonasera a tutti, preciso che il Teramo merita i playout. Come mai al Mantova non sono stati dati punti di penalità? Sono 5 mesi che non percepirebbero, mi permetto di dire, gli stipendi. Perché se non li paghi dopo una certa fase del campionato vanno in penalizzazione la stagione dopo. Questa è la verità. Quindi essere puntuali, uno si può anche governare. C'è la Covid che fa il primo semestre fino a dicembre. Esatto. Poi fa a giugno. Esatto. E quello porta penalità nel prossimo campionato. Sì. Quindi insomma le società possono anche... giocare su questo. Il mercato invernale fu da 9, così disse Campitelli, poi però dopo 24 ore suonerò bolla. Vabbè, i fatti di una stagione tribolata dicono anche questo. Io dico, bello sapore. Voglio vedere in quanti saremo a Lumezzane. Lo spareggio salvezza non è modaiolo, è vero, c'erano 12.000, 11.000 con l'Ascoli, io no, ma 11.000 c'erano. E lì andava di moda a farsi belli con la squadra che vince. Bravo, ha ragione. Anch'io, ha ragione, anch'io voglio vedere quanti saranno i tifosi del Teramo. Comunque, a parte il Pesaro, noi di San Nicolò dobbiamo ringraziare il nostro assessore Canzio, perché in un impianto per giocare al calcio si debba fare la fiera, sapendo che c'era la possibilità di fare i playoff, e se invece di San Nicolò era il Teramo, missile Diego, il mio amico missile Diego, che ha ragione al 100%. Fosse stato il Teramo, che sarebbe accaduto? Saremmo andati a giocare i playoff a Caserta, come la San Nicolò cercherà di giocare contro la Vis? Giusta la domanda, la giriamo a Canzio, missile. Grazie per l'affetto che nutre nei nostri confronti. La media di Ugolotti non è di 1,43 ma di 1,53, in proiezione sono quasi 59 punti. Non è come dici tu, sai perché te lo posso assicurare con certezza? Perché, a meno che non è impazzita la mia calcolatrice, perché 20 diviso 14 fa esattamente 1,43 e non 1,53. Delle due l'una, o non sono 20 punti o non sono 14 le partite, periodiche, ma pare che siano proprio 20 punti e 14 le partite, quindi la media è 1,43. Cambia poco, è tanto, voglio dire. Vorrei sapere perché società come Mantova o Moceratese si possano permettere di non pagare stipendi da dicembre e non essere duramente penalizzate falsando il campionato. Quindi a gennaio si possono prendere campioni, salvarsi e non pagarli. Che tristezza. Su questo chi aspetto, vuole dire? Su giusto, questo aspetto giusto hanno sollevato polemiche in un certo senso, comunque hanno sollevato la questione proprio le società di Lumezzane e Forlì. Hanno ragione. In questa settimana, in questi ultimi 10 giorni. Perché l'Angola, scusa, proprio perché appunto... Ma davanti non paga l'Angola. Praticamente paventano il rischio che alcune società ci giochino, ci marcino su questa questione. Fare. Il Mantova si è rinforzato pesantemente a gennaio con giocatori di categoria e belli stipendi, e poi però questi stipendi evidentemente non li hanno pagati. Diamo atto a Campitelli, che diamo atto a Campitelli da questo lato qua è il massimo. Questo sì, nulla da dire, nulla da dire. Chiudiamo i messaggi acquisiti perché ne erano insomma ancora. Buonasera Marco da Teramo, pensiamo a salvarci tutti assieme, basta con le polemiche, forza Teramo, manteniamo la Lega Pro. Un saluto particolare al mitico Matteo Falzon, troppo buono, grazie ancora Marco da Teramo. Come fa a fare l'esterno Sansovini, che non ha più corsa e resistenza come una volta? Beh. E Petrella non è infortunato?
Sì, lo è. Di Paolo Antonio è il giocatore con più talento, come si fa a metterlo in panchina? Allora, tante le risposte, troppe per il tempo che abbiamo, Tonino. Troppe. Innanzitutto Petrello ce la fa in 10 secondi. Petrello sta infortunato, quindi. Ok. Io l'ho visto in palestra. Sansovini non ha più corsa e resistenza, c'è un problema, dice il nostro c'è un problema tifoso. Sansovini, l'ho ripetuto prima, se la squadra si alza con i reparti di difesa e centrocampo, si avvicina a Sansovini sugli ultimi 30 metri, Sansovini la fa i danni. Perché fa male. Se noi teniamo Sansovini lunga 50 metri, okay, diamo le palle lunghe, concetto lo sfianchiamo chiaro e basta. Concetto chiaro, però il tifoso dice non c'ha più. Vabbè, il tifoso è opinabile, ognuno può dire la sua. Ok, ognuno può dire la sua. Allora, però fa pressing, lui 35 anni, è solo lui fa pressing. Fermiamoci. C'è un qualcosa che non mi garba, l'ho detto in un servizio, poi voglio ascoltare voi, seguiamo. Arriva. Nell'era della comunicazione non basta affidarsi al miglior professionista in circolazione per non commettere errori diversi, troppi. È il caso del Teramo Calcio, che avrebbe bisogno, secondo noi, di stare zitto in determinati momenti, magari superando la media degli opportuni silenzi stampa, e di comunicare non soltanto quando serve e fa comodo. Il caso ultimo ne è l'esempio. Dinanzi ad un play-out acclarato, pertanto, le parole di un uomo rappresentativo potrebbero soltanto aiutare a consolidare il rapporto squadra-città, proprio nel segno della tanto invocata unione emersa nell'incontro voluto da Luciano Campitelli, al quale la vituperata stampa teramana ha risposto, come sempre ha fatto, presente, nel rispetto, prima però, sia chiaro, della città. Sorvoliamo sul fatto che ci sia stato anche qualche applauso alla fine. Ribadiamo di condividere il silenzio stampa se questo serve ad evitare macro figuracce, ed il Teramo ne ha fatte. Ma contestiamo le modalità operative del club, che tra dirigenti e tesserati potrà vantare circa una quarantina di professionisti, federalmente parlando, dei quali il 95% è latitante. Latitano perché ci sono regole restrittive, le loro regole, che possono essere giuste in determinati momenti, lo ribadiamo, ma che diventano sbagliatissime in altri. Oggi non si dovrebbe parlare di silenzio stampa dirigenziale, caso rarissimo peraltro nella storia della comunicazione moderna, se in un convegno parli del tuo Teramo quando e come vuoi e con chiunque ti capiti vicino, oppure se lo si fa rivolgendosi alla città quando fa comodo, passando per la stampa, per poi ribadire nuovamente di essere ancora in regime di silenzio. Chiediamo allora come mai gente rappresentativa del Teramo Calcio in questo campionato non abbia mai fatto registrare presenze in circa 120 trasmissioni televisive complessive, gente tipo Zauli, che avrebbe avuto da dire e come, o Ugo Lotti, che ne avrebbe ancora di più oggi. Perché abbia portato in un solo studio televisivo Nofri, perché nessuno abbia mai avuto il piacere di ospitare Sansovini e perché ci abbiano messo la faccia sempre i soliti noti. È un modo giusto di interpretare la comunicazione, secondo voi? È il modo migliore anche in questa fase o sarebbe opportuno che in società si rivedano posizioni e modi di comunicare? Allora, è ovvio che i contenuti del servizio sono assolutamente miei, mi sa tanto di governance bulgara, ma è un termine anche abbastanza forte, mi fermo, non lo commentiamo perché altrimenti sforiamo, magari ci torneremo lunedì prossimo perché tanto le situazioni non varieranno in questa settimana. Pertanto chiudiamo con altri tre messaggi che sono stati nel frattempo acquisiti. Una curiosità, ma Jacopo Di Francesco è figlio d'arte di Francesco Di Francesco? No, no, c'ha la barba come Di Francesco, non è figlio di Francesco Di Francesco, anche se il mitico, anche se il mitico ciccione è detto per gli amici. Ma non c'ha i capelli ricci del padre, non c'è niente. Tuo padre aveva i capelli ricci? No, no, sì, sì, come capito. No, Ciccio è nonno, è troppo anziano per essere papà di Jacopo. Poi Ciccio è bruttino, lui è carino. Insomma, bruttino lei, per dire poco. Per dire poco, per dire poco. Uno scarafone. Uno scarafone. Un caro saluto ovviamente a Francesco. Ancora due messaggi. Per salvarsi ora, vedi la bella filosofia di chi è saggio,
ora, basta solo non prendere gol. 2-0-0 e un altro anno si riparte. 2-0-0. Ancora 2-0-0 ti fanno soffrire. Di partite, questo è il signore di prima. Ne sono 13, non 14 per quanto riguarda Golotti. Sai che ti dico? Che sono 14 e che questo signore dimentica, avendo visto solo il calendario, che c'è la 14esima che era Teramo-Pordenone. Su questa cosa ero caduto anch'io stamattina quando mi sono messo a lavorare su questo servizio. Sono 14 e non 13. Quindi la media è quella che abbiamo detto noi, questo è quello che ci risulta, poi può darsi pure che alla fine avrà ragione lei, ma non credo, tanto per dirla tutta. Siamo alle conclusioni che voglio riservare a Matteo e al San Nicolò, facendoti vedere cosa accadeva in San Nicolò Vissa all'andata e cosa sarebbe poi accaduto al ritorno, nel peggior periodo però della squadra, perché se la memoria non mi inganna fu 1-0-0 qui e una netta sconfitta al Benelli. Si trattava sempre di gare all'inizio del girone, il girone di andata questa credo che sia stata la seconda partita, la terza partita in casa, sì. Dove doveva arrivare ancora la prima vittoria, però questa fu una bella partita, con occasioni da entrambe le parti. Ricordo che Napolano fallì un calcio di rigore, anch'io, parato dal portiere, ma ci furono tante belle occasioni, uno 0-0 falso possiamo dire, perché sarebbe stato meglio, certo, un pareggio, magari obiettivamente, perché anche la Visse con Costantino sbagliò due gol davanti al portiere clamoroso. Come no? Se si è rientrato lì Ridolfi non c'era perché rientrava dalla squalifica settimana successiva. Beh, c'è un telaio dalla Serie C, 3-4 sì, è una squadra forte. Invece la partita di ritorno fu probabilmente anche quella falsata, ma dai 40 giorni di stop del San Nicolò, perché venne dopo la partita di fermo, anzi quello fu probabilmente il punto più basso della stagione, tant'è che di lì a tre giorni ci fu il recupero di Matelica, dove il San Nicolò vinse 1-0 e partì la nuova cavalcata, il nuovo campionato. Effettivamente era questo, ci fu un gol annullato anche a Costantino, annullato. E anche da lì ovviamente il San Nicolò era la squadra che non giocava dopo un mese e mezzo, la Vista ne aveva giocate due di partite, quindi... E poi attraversava il momento migliore del campionato. Ultimamente sembra un po' in calo, ma resta un avversario temibile. No, sembra un po' in ripresa adesso. San Nicolò è stato in calo, adesso mi sembrerebbe essere un po' in ripresa. Due cose. Uno, la sosta dicembre e gennaio. Il maltempo. È che stava andando forte. E poi la mancanza di Napolano, secondo me. Che gli è mancato ancora, cioè quella, non ha giocato quella, più. Quella l'ha massacrato. Sì, perché sarebbe stato il quid in più di questa squadra. Bene. Io poi ho visto la partita contro Inutile che andiamo al Castelfidardo, no? Bene che Di Giovanni mi ha fatto l'accredito. Io sinceramente San Nicolò non l'avevo mai visto. E quel giorno persi in casa. Sono andato da Di Giovanni a chiedergli scuse, non gioco più. Esatto. Anche perché poi nel calcio non mi dire che queste cose non contano, perché no, però sono stato onesto, sono andato lì, se tu, ma guarda, anche se al di là della presenza del mister, quella resta la partita dei mille rimpianti, perché avendo fatto punti lì adesso stiamo parlando di secondo posto. Posso solamente dirti prima, però vedi una squadra sembrava poco motivata, 8 minuti di ritardo non me ne sono accorto, però è tanto davvero. Fatemi solamente dire con Tonino Luzzi che se tu non fossi andato da Salvatore Di Giovanni a dire non mi accreditare perché è andata così, lui non ti avrebbe accreditato a prescindere. Quindi... io volevo dire qualcosa su Lumezzane, lo so, dilla Toni, tanto ormai puoi dunque dire Lumezzane, lui pure vuole dirti una Lumezzane cosa. Lumezzane ha fatto tanti anni di Serie C, sono ligio agli orari, ha fatto tanti anni di Serie C, me la prendo con i miei colleghi quando sforano e sto dando un esempio pessimo. Allora, ha fatto tanti campionati di Serie C, C2 e C1, ha lanciato tanti allenatori, Pillon, Braghin, ha lanciato quello che allena quest'anno il Palermo, giù. Sì, voglio dire il Palermo, una quindicina che andata. Voglio dire la squadra calabrese, dai. Nicola, Gustinetti, tutti allenatori che insomma Matri hanno... che ci faceva gol, ce lo hanno Rossi, ricordato. Marco Rossi è stato a Teramo. Sì, Toni, però però detto ciò, ricordati che Lumezzane è una squadra che gioca sporco. Una squadra che non ha, insomma, è una squadra che cura anche l'aspetto difensivo. La temevo di più con Filippini. Questa è una squadra pericolosa, attenzione, noi dobbiamo andare su non per cercare il pareggio, ma per vincere, te ne vai a vincere, perché poi se tu pareggi qua c'è sempre il patino d'animo. Sì, che, da morire. Da morire, lo so. Qualcuno prende pure che infarto, e non rischiamo. Allora è meglio andare su e giocare. Jacopo, dimmi partita. Che cosa volevi chiedere a Tonino Ruzzi per chiudere. No, volevo dirmi, ormai è anche estemporaneo, però va bene.
Volevo solo specificare che è vero, questa squadra spesso ha mancato di idee, ma non solo per colpa dell'allenatore, ma perché non hai gli interpreti per fare un calcio bivalente e provando a farlo avresti rischiato e probabilmente non saresti quintultimo. E poi ho okay. capito. E chiudiamola qui. Grazie. Chiudiamola qui. No, mi piacerebbe anche continuare, ma purtroppo devo chiuderla qui. La prossima grazie volta a pagamento vengo, eh. Perché vuoi venire? Perché mi ritagliate e mi fai parlare. Luzzi, ci sono trasmissioni che non finiscono mai. A livello tu devi andare nelle trasmissioni che non finiscono mai. Io volevo rispondere una controrisposta. Una controrisposta. Lunedì prossimo. Spendiamo qua. C'è la allora, il gioco del calcio è fatto da tre reparti, no? Attacco, centrocampo e difesa. Allora, fai conto che sono due rimorchi e una motrice, va bene? Questo deve fare questo lavoro qua, va bene? La motrice. Fase difensiva è la difesa che accorcia e frena e l'attacco che ricombatte. Fase offensiva l'attacco va e la difesa va dietro, tutte e tre i reparti. Allora, se giochi così, corri di meno, perché giochi in 30 metri. Ci sono inserimenti maggiori, coperture maggiori, chiunque si può inserire, poi segnali mediani, mezzali, poi c'è tutti quanti. Ma se noi teniamo quattro difensori bloccati, tre attaccanti su, con due mediani in mezzo, o due esterni, e poi non li diamo i palloni a getto continuo, che facciamo? 0-0. Va bene, andiamo alla prossima. 0-0 ci va bene. 0-0 ci va bene. Soffriremo. Però, siete masochisti voi. Questi siete masochisti. Grazie a tutti. Non vi saluto citandovi. Chi vi ha visto sa chi siete. Grazie per la bella serata, perché siete stati veramente bravi. Mi dispiace se qualcuno abbia potuto interpretare che io non ce l'ho con Angelotti. No, Angelotti non ce l'ho. Però mi piacerebbe vedere un Teramo più pimbante. Più pimbante. E a noi ci piacerebbe vedere un Teramo in Lega Pro. Cioè, capite? Questa è la situazione. Grazie a tutti. Con Supergol ci ritroveremo lunedì prossimo, sperando di non sforare. Pronti alla trasferta a Caserta, dove presumibilmente auspicherei alla Vispesaro di giocare la partita col San Nicolò, che invece si giocherà di domenica, non sappiamo se all'Aquila, vi terremo informati ovviamente. Grazie a tutti, grazie a Giancarlo in regia.